Buongiorno a tutti, come promesso vi parlerò della mia storia, del mio incontro con i metalli pesanti, motivo per cui adesso sono diventati una grossa fetta della mia attività come medico. Era la metà degli anni 90 più o meno e nel giro di un paio di mesi io sono passato da una persona iperattiva, cioè lavorare 7 giorni su 7, sia in studio che fuori dallo studio, andare a pescare, spaccare la legna, fare l'orto, tagliare il prato a seconda della stagione. Mi sono ritrovato in un batter d'occhio, 2 mesi, poco più, poco meno, comunque un tempo velocissimo, ad avere una stanchezza che ha ridotto in questo tempo la mia capacità lavorativa in pratica pressoché a zero. Quando andavo a lavorare al lunedì mattina alle 10:30 già cominciavo a strisciare i piedi per terra ed era veramente pesante, pesantissimo. Lo ricordo ancora adesso come se fosse ieri, portare avanti il lavoro tutta la settimana, avendo anche poi tra l'altro numerosi pazienti, facendo tantissime ore, veramente era una cosa pazzesca. E i sintomi che provavo, al di fuori della stanchezza che era veramente pesantissima da sopportare, erano disturbi dell'umore, erano disturbi del sonno, a dire incubi, manie suicide, addirittura fascicolazioni, cloni. Ho fatto un migliaio di esami e sono venute fuori le diagnosi più disparate. Teniamo conto che di queste cose all'università, quando si parla di farmacologia, non si sa niente, nessuno ti dice nulla. E abbiamo tentato veramente un sacco di diagnosi fino a che un giorno un neurologo, che ringrazio ancora e che definisco un illuminato nel vero senso della parola, ha fatto una domanda che quasi mi ha offeso, dicendo: ma tu che fai il dentista, non è che per caso hai degli amalgami in bocca? Io, con la boria sprezzante tipica di tutti gli ignoranti, gli ho risposto: no, no, assolutamente, perché la fase non gamma 2 blocca il mercurio dov'è. Ma le parole furono più sbagliate e me ne accorsi poi in seguito, quando cominciai veramente a studiare. Questo neurologo mi disse: guarda, io non sono convinto, fai un esame delle urine. E mi ha fatto fare un esame delle urine come simile a quello che vi ho descritto nell'altro video, e ho fatto solo in pratica l'urina delle 24 ore e con il mio contenitore sono andato all'istituto di igiene profilassi, che era retto da quello che all'università era stato il mio docente di chimica, che mi ha detto: no, no, non ti preoccupare, vieni, te le faccio io personalmente. E ricordo ancora che ottenni un 4,97, che per me poteva essere tanto o poco, perché nessuno mi aveva mai detto niente, nessuno faceva mai analisi di questo genere. Feci questa domanda al professore, lui mi disse: guarda, io non te lo so dire quant'è il valore, però tenendo conto che il mercurio è un metallo pesante pericolosissimo, è il più pericoloso dopo quelli radioattivi, il valore dovrebbe essere zero. In effetti mi ha dato una risposta da vero medico. Per curiosità ho telefonato al laboratorio di medicina del lavoro dell'università di Pavia e mi hanno risposto: tranquillo, tranquillo, non ci sono problemi, figurati, fino a 12, 13, 14 non ci sono problemi.
e questa è la burocrazia delle assicurazioni per non pagare eventuali danni riportati sul lavoro. Ottenuta così una diagnosi certa, si trattava di intraprendere una terapia, ma una terapia chi la sapeva? Ho cominciato a frequentare dei corsi di medicina olistica, ho fatto 6, 7, 8 mesi di preparati naturali come terapia, omeopatici e cose di questo genere, e una volta alla settimana, mi ricordo era sempre il giovedì, avevo una piccola attrezzatura che mi dava una scala colorimetrica per indicarmi la presenza di uno o più metalli. Ne potevo misurare solamente 5. E io non vedevo mai niente, non vedevo mai niente, non vedevo mai niente. L'avevo fatto anche ad altri pazienti ai quali avevo chiesto di portarmi l'urina e provare anche su di loro, ma non ci fu assolutamente nessun risultato. La mia fortuna fu quella di incontrare un corso di Hal Huggins, un americano espertissimo di queste cose, e cominciai la terapia con le DTA. Ma, e qui faccio un piccolo confronto con quello che vi dirò quando si parlerà di alimentazione. Io mangiavo solo ed esclusivamente carne, 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 14 volte alla settimana carne, quindi ero in un clima di acidosi talmente forte che i metalli pesanti non riuscivano neanche a venire fuori. Verso la undicesima o dodicesima seduta, mi ricordo che nel fine settimana mi venne la febbre, non ho preso la tachipirina, ho preso una normalissima aspirina, sono andato a lavorare però senza mangiare. Il mercoledì sera, sempre senza aver mai mangiato e lavorato, venne l'infermiere che mi fece la consueta flebo di 2 ore e mezzo anche abbondanti, e al mattino successivo, con mia grande sorpresa, trovai un fiume di mercurio che continuò ad aumentare sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che la storia finì nel giro di un anno, esattamente sì, un anno, 52 settimane e 55 flebo, quindi una media di più di una alla settimana, perché per un paio di settimane ero talmente terrorizzato che ne facevo 2 alla settimana senza vedere nessun risultato. Ecco, vi ho raccontato in breve, per non annoiarvi, quello che mi è successo ed eventuali riferimenti poi all'acidosi o all'alcalinità del nostro corpo si avranno nei video che riguarderanno il metodo Cusmin. Grazie a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima.